Eccoci pronti per il nostro approfondimento della giornata, le fonti Instant Focus, e per farlo mi aiuterà Gianfranco Fabi, che saluto e ringrazio di essere qui con noi. Gianfranco, Grazie a voi, buona bentrovato, giornata. buona giornata. Allora, Gianfranco, ti faccio vedere un po' come una sorta di sommario i temi che ho selezionato per te e per noi, insomma, in questo focus. Allora, il primo è quello che già leggiamo in sovrimpressione: inflazione, siccità, povertà, puntini di sospensione, chi più ne ha più ne metta in questo periodo. Poi, secondo spunto, vabbè, decreto bollette, ovviamente gas e luce, nuove misure contro i rincari da parte del governo che sta cercando di tamponare un po' la situazione rispetto ai rialzi che abbiamo già visto e che vediamo già da un po'. Poi, terzo spunto, però io credo che anche sugli alimenti adesso ci sia la vera emergenza, perché abbiamo visto gli ultimi dati sull'inflazione italiana che è arrivata all'8%, i beni di prima necessità, proprio i beni del carrello della spesa, hanno spinto in su, cioè, insomma, sono cresciuti esponenzialmente. C'è stato un vero e proprio boom per gli alimentari. Governo e nodi da sciogliere, altro spunto da discutere insieme: reddito, guerra, Grillo, De Masi, insomma, solo alcune delle situazioni che poi sono quelle più importanti: il reddito di Certo. cittadinanza, insomma, un po' le querelle tra il Premier Mario Draghi e il Movimento 5 Stelle. Allora, partiamo dal primo titolo, che poi è quello che riassume un po' tutto. Beh, siamo in un momento particolarmente difficile, soprattutto perché ci sono ancora tante incognite, con un'inflazione che non vuole saperne di smettere la sua corsa, insomma. Chi più ne ha più ne metta, cosa ci metteresti oltre a inflazione, siccità e povertà? Beh, non possiamo privarci di nulla, ormai aggiungiamo benzina sul fuoco. I problemi purtroppo in questo periodo sono tanti e ogni problema ha in sé altrettanti problemi. Pensiamo al problema del gas, che è in fondo alla base anche di tutti gli altri problemi, con il prezzo del gas che è salito in misura esponenziale, il gas che è essenzialmente importantissimo per l'energia, per darci l'energia elettrica e quest'inverno per darci anche il riscaldamento, ma quest'estate per darci anche il condizionamento. Ebbene, il problema del gas è complicatissimo perché c'è la guerra con l'Ucraina da parte della Russia e c'è una sostanziale riduzione delle forniture da parte della Russia, un aumento dei prezzi. Ci sono poi altri elementi, la guerra che riesplosa in Libia, che ha interrotto le proprie forniture di gas, c'è l'Algeria che ha aumentato i prezzi, c'è uno sciopero in Norvegia che ha limitato le forniture di gas della Norvegia, c'è stato un incidente in una centrale di pompaggio negli Stati Uniti. Sembra che tutto stia complottando per renderci la vita difficile. E Già. quindi, diciamo, cerchiamo di guardare in avanti, di sperare che se qualcuno di questi problemi si risolve, possiamo forse invertire questa tendenza alle difficoltà. Ecco, Ecco, sì, sì. no, 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 concludi pure, No, poi ti volevo chiedo. dire che appunto in questo momento l'inflazione è indubbiamente provocata innanzitutto dall'aumento dei prezzi delle materie prime, che poi sulla catena appunto produttiva rendono più cari i trasporti, rendono più care le coltivazioni, perché i trattori funzionano pure a benzina o a gasolio e quindi c'è una catena di rincari che si sta riproducendo. Indubbiamente, come sarà la tendenza? La tendenza sarà difficile da contenere, ci sarà ancora l'inflazione per qualche tempo. La prospettiva che dicevano le banche centrali di un'inflazione provvisoria andava bene per la fine dell'anno scorso, poi è arrivata la guerra in Ucraina e ha complicato Beh, enormemente le cose. E esatto. quindi dobbiamo, diciamo, tenere il fiato sospeso, stringere un po' la cinghia e cercare di superare questo momento Ecco, difficile. ci voleva giusto la siccità. Stiamo vedendo queste immagini che riportano, insomma, evidentemente ambienti che purtroppo hanno carenza di acqua, al di là del caldo che proviamo noi. Però, insomma, questo non dimentichiamolo, al di là dell'ambiente, però aggrava tutta la situazione anche rispetto alle coltivazioni. Per esempio, già si fanno i conti sulla coltivazione di riso, cioè, insomma, ci sarà meno produzione, quindi di conseguenza sappiamo molto bene, no? Ci sarà probabilmente ancora di più disequilibrio tra domanda e offerta, e questo porta ancora al rialzo i prezzi in un momento in cui appunto è tutto al rialzo. Eh sì, indubbiamente la siccità è un ulteriore problema che ha delle ricadute anche importanti. Pensiamo al fatto che la scarsa portata dei fiumi rende difficile il raffreddamento delle centrali termoelettriche. Pensiamo che il fatto che i laghi di montagna, quelli con le dighe, siano più bassi del solito rende più difficile la produzione di energia idroelettrica, che è una delle principali fonti rinnovabili.
Quindi questo cambiamento climatico comporta delle conseguenze a catena che sono appunto pesanti a livello economico, perché comportano un aumento dei costi, l'aumento dei costi di approvvigionamento, che per tutta la catena poi si riflettono sui costi finali. Certo. E quindi è importante che ci siano appunto degli interventi, però sono interventi che devono essere interventi strutturali, interventi di fondo. Non è certo il fatto di far durare la doccia 5 minuti invece che 7 che può risolvere i problemi della siccità. Il problema di fondo è quello di cambiare un po' il modello di produzione energetica, che deve fondarsi più sulle energie rinnovabili. L'unica che sembra che non ci tradisca sia il sole, e quindi se puntassimo molto sull'energia solare sarebbe già un passo in avanti verso la soluzione, non solo in Italia. Ecco, c'è chi propone giustamente, secondo me, di fare investimenti per mettere dei grandi campi di pannelli solari nel Sahara. Ecco, il Sahara, il sole non manca mai, e questo potrebbe essere una fonte di investimento capace di fornire energia all'Europa. Indubbiamente a prezzi certamente elevati all'inizio, ma in grado di ammortizzarsi nell'arco del tempo. C'è un problema geopolitico, c'è un problema di stabilità di quelle regioni che certamente non era sottovalutare. Ecco, solo una cosa prima di passare al prossimo argomento: è vero che è inutile piangere sul latte versato, perché quello che è stato fatto, però insomma siamo fuori tempo massimo, perché anche rispetto agli interventi che si possono fare in generale sull'ambiente, indipendentemente poi da momenti di siccità come questo, possono appunto evitare situazioni estreme come quella che stiamo vivendo oggi, no? Quindi anche d'accordo, tutte le soluzioni che vengono prese però tamponano e non bastano, come hai detto tu, anche quelle che possiamo fare noi singoli, ci vogliono interventi strutturali, e anche qui io sottolineo sempre questa parola. Ecco, sì, in questa prospettiva possiamo anche giudicare gli interventi, come ricordavi all'inizio, che il governo sta attuando per limitare le conseguenze di questi aumenti. Ecco, sono interventi in un certo senso doverosi, perché indubbiamente, soprattutto per le classi di reddito più basse, questi rincari colpiscono in misura notevole e rischiano di compromettere la stessa qualità della vita. Però dobbiamo tener conto anche che il fattore prezzo è un fattore importante per indicare che c'è un problema. Il fatto che una cosa costa di più indica il fatto che c'è una scarsità di quel bene, e quindi deve essere qualcosa che non deve essere eliminato del tutto, perché in qualche modo, se l'energia costa di più, indubbiamente questo fatto porta a convincere le persone a dover risparmiare, a cercare di non spendere così tanto. Quindi il fattore prezzo non deve essere sottovalutato anche come elemento di guida per le scelte individuali. Ok. Infatti, decreto bollette, nuove misure contro i rincari. Ricordiamo che sono stati aggiunti 3 miliardi contro i rincari nel settore elettrico e gas. Erano già stati stanziati 14 miliardi a favore delle famiglie, 30 miliardi di euro spesi per abbassare i prezzi dell'energia. Anche qui però, Gianfranco, poi appunto, come hai detto tu, doverosi questi interventi, perché l'emergenza è adesso, e quindi ci sono famiglie che davvero non possono pagare, quindi sono doverosi, però bisogna fare qualcosa per far sì che i prezzi possano essere calmierati nel lungo periodo, perché altrimenti qualsiasi emergenza arriverà, a parte che c'è tutta la situazione geopolitica da risolvere, certo, su questo fronte, però insomma trovare delle alternative al più presto, perché altrimenti diventa anche qui un intervento a spot e non strutturale come prima, no? Ecco, per esempio, bisognerebbe semplificare la possibilità di costruire nuove centrali di energie rinnovabili, l'energia eolica. Sappiamo quante difficoltà ci sono per le imprese che vogliono fare degli investimenti in campo eolico, perché ci sono compatibilità ambientali, ci sono necessità pareri favorevoli da parte di un'infinità di soggetti. Ecco, semplificare queste procedure sul fronte delle energie rinnovabili certamente non risolverebbe il problema dall'oggi al domani, ma lo risolverebbe sicuramente a medio termine, tra qualche mese o tra qualche anno, perché noi dobbiamo avere su questo fronte la prospettiva, sì, di stringere un po' la cinghia nel prossimo inverno, ma di guardare al 2023 come un anno di transizione, un anno di passaggio in cui si possa finalmente uscire dalla dipendenza dal gas russo e puntare su una diversificazione molto ampia
dei rifornimenti, ma soprattutto sulla diversificazione molto ampia delle fonti di energia, e quindi non essere più sottoposti ai vincoli del gas, ma cercare sul fronte del vento, del sole, delle maree, di tutto quanto ci può essere e si sta facendo su questo fronte, ci può essere di alternativo alle fonti fossili. Allora, Gianfranco, chiamando il prossimo titolo, ti chiedo se secondo te in questo momento la vera emergenza, oltre alle altre, non sia quella alimentare. Io mi sono segnata qualche numero che fa riferimento al dato sull'inflazione, che in Italia è arrivata all'8%, ma abbiamo un 8-3% per quanto riguarda l'aumento dei beni nel carrello della spesa, quindi c'è stato un vero e proprio boom per quanto riguarda i beni alimentari. Si parla di una maggiore spesa di 681 euro all'anno, che così almeno si capisce di più, no, a famiglia, perché certo, parlare dell'8,3 magari è sempre un po' astratto. A maggio però era il 6,7% l'aumento, siamo passati all'8,3, quindi è cresciuto esponenzialmente, e tanti generi alimentari di prima necessità hanno avuto aumenti record, intanto aumenti fino all'85% fonte altro consumo rispetto all'anno scorso. Olio di semi di girasole ha preso l'85%, la farina 00 più 24%, il latte più 7%, la passata di pomodoro più 5,3%, lo zucchero addirittura il più 9%. Insomma, e qui si rischia, perché abbiamo già molte persone, sempre più persone si rivolgono ad associazioni per andare a prendere proprio la busta del pranzo, sì, e della cena. E beh, questa non è la vera emergenza in questo momento, ripeto, non per sminuire le altre, anche le altre rimangono tali, ma perché se ne parla solo a livello statistico, perché non si fa qualche intervento mirato subito sul discorso alimentare? Ma forse parlare di emergenza secondo me è un po' troppo, c'è ovviamente un problema, c'è un problema di compatibilità di reddito, c'è un problema di capacità di spesa delle famiglie, è un problema che va affrontato. Indubbiamente questi aumenti di prezzo sono aumenti significativi, sono legati i primi due alimenti che hai citato, l'olio di girasole e la farina, derivano direttamente dalle importazioni che sono bloccate dall'Ucraina, che sei il grande produttore di olio, di semi di girasole e di mais e di farine. Quindi derivano da questa emergenza, la vera emergenza, che è la guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina. E quindi ecco, qui siamo di fronte a una scarsità di questi beni, però sono beni, diciamo, forse ti può trovare anche qualche alternativa. Ecco, come dicevo prima, i prezzi più alti devono spingere le famiglie anche a fare delle scelte più oculate. Sappiamo che in Italia ci piace mangiare bene, ma mangiare bene non vuol dire mangiare tanto, si può anche fare qualche sacrificio. Ecco, non è per sminuire le cose, siamo indubbiamente in una situazione difficile, non parlerei di emergenza, c'è indubbiamente una povertà di base che sta crescendo. Io penso a quello, bravo Gianfranco, perché sai che abbiamo sentito, insomma, la povertà assoluta, ma anche quella relativa, che va a colpire il ceto medio. Sappiamo molto bene cosa significa, insomma, quando viene colpito il ceto medio, no? Anche per tutta una serie di altre questioni economiche, certo. Però non dobbiamo pensare alla povertà solo come un elemento economico. Molti dei poveri attuali sono poveri anche perché sono soli, perché sono privi di relazioni, perché sono malati, perché hanno difficoltà ad accedere alle cure mediche, perché hanno bisogno più di relazioni. Ecco, non pensare di risolverli solo dal fronte economico, dando loro dei soldi è sbagliato. No, sbagliato, sono d'accordo. Perché la povertà è essenzialmente una condizione che richiede il riconoscimento di una dignità delle persone. Assolutamente, ecco. Gianfranco, ma con me, ripeto, anche qui porto la parola strutturale, non è dando dei soldi che risolvi la situazione. Certo. Se devi aiutarli nell'immediato, sì, per forza, perché comunque, però servono tanti altri interventi. Certo, sono d'accordissimo. Stavi dicendo qualcosa? No, passiamo all'ultimo spunto, allora, che poi in realtà ci porta sempre alle considerazioni da fare rispetto alle decisioni del governo. Governo, allora, i nodi da sciogliere. Io anche qui ho messo in evidenza il tema del reddito, le querelle tra Draghi e il Movimento 5 Stelle. Diciamo che il Movimento 5 Stelle in questo momento è un po' l'ago della bilancia, anche il PD ha detto: attenzione, se il Movimento se ne va, stacca la spina, poi non ci sarà nessuna alleanza per le politiche dell'anno prossimo. Ma comunque, reddito di cittadinanza, guerra, perché
Draghi ha dato il suo sostegno per rivedere il reddito, però non ha fatto marcia indietro rispetto all'invio delle armi a Kiev, mentre invece Conte e il movimento sono contrari. E poi c'è tutto il caso Grillo De Masi, ha detto, non detto, ha svelato, non svelato. Vabbè, qual è il nodo da sciogliere più come dire, urgente in questo momento secondo te? Ma siamo di fronte a un paradosso in cui più che un politico, un tecnico, un economista, forse ci vuole un psicanalista, perché siamo di fronte a una situazione che sì, è davvero un'emergenza dal punto di vista politico. Io faccio solo un piccolo esempio: i 5 Stelle si presentano a questo confronto, che è una cosa di vecchio stampo, con Draghi, con due proposte. La prima è sul reddito di cittadinanza: vogliono difendere il reddito di cittadinanza, che è un dare soldi ai poveri, e va bene, e l'altra è il super bonus, che è un dare soldi ai ricchi, perché il super bonus dà dei soldi ai ricchi proprietari di case. Allora qui mettiamoci d'accordo, cosa vogliamo fare? Cioè, siamo di fronte a una polemica strumentale che mira solo ad andare sulle prime pagine dei giornali, che mira solo a far parlare di sé, però di contenuti concreti per diciamo il bene comune del paese, ma se ne vedono pochi. Ma scusa, Gianfranco, scusami, ti interrompo, ma perché dici super bonus è qualcosa che viene dato ai ricchi? Non è il contrario, cioè può essere anche una domanda provocazione, ma realmente per capire, i ricchi, adesso generalizzando, non possono sostenere interventi di ristrutturazione della casa da soli, mentre invece grazie al super bonus questi interventi possono essere sostenuti anche da chi ha meno disponibilità di denaro? Beh, è sempre un proprietario di casa, quindi un proprietario di casa. Vabbè, certo, comunque però non è magari un proprietario di casa che ha fatto sacrifici per pagare un mutuo, magari ventennale, trentennale, e oggi si ritrova proprietario di una casa, insomma. Ma non lo metto in dubbio, ma perché dobbiamo finanziare totalmente il fatto di fare degli interventi? Ci sono dei bonus al 50-60%. Che non escludono appunto gli effetti di mercato. Gli effetti del super bonus è stato uno dei fattori di inflazione, perché ha tolto la legge della domanda, certo, e dell'offerta, certo. E lo Stato paga a piedi lista qualunque cosa si faccia all'interno di una casa. E questo è un fatto che appunto ha premiato i ricchi, ripeto, perché comunque i proprietari di casa sono proprietari di casa, non sono certamente i più poveri, ma e poi ha dato una spinta che non ce n'era assolutamente bisogno all'inflazione, facendo schizzare in avanti i prezzi di tutti i materiali edili, di tutti i costi dell'edilizia, non solo per gli effetti del super bonus, con peraltro un'inefficacia complessiva, perché complessivamente gli interventi di risanamento energetico è stato calcolato che porteranno a un risparmio dello 0,1% del totale del consumo di energia. Su quello ho sempre avuto dubbi anch'io, sai. No, e quindi abbiamo speso 30 miliardi per risparmiare lo 0,1%, quindi praticamente nulla. Se avessimo speso questi 30 miliardi, per esempio, nell'edilizia popolare, avremmo aiutato molto più i poveri che non consumano. No, certo, da questo punto di vista, vabbè, un aneddoto che mi riguarda, io mi sono sempre astenuta nelle riunioni condominiali sul discorso superbonus. Perché? Ma perché? Perché ci sono sempre state tante cose poco chiare, quindi anche questo, per esempio, quanto si risparmia poi a conti fatti, certo, a fronte di una spesa che comunque bisogna sostenere? E poi comunque non è che i proprietari di casa non tirano fuori nulla, attenzione, certo, non tirano fuori i soldi che tirerebbero fuori se facessero gli interventi da soli e non con il 110%. Comunque, la dimostrazione è che si continua a cambiare e non si capisce dove si arriverà ormai. Va bene, grazie a Gianfranco Fabi, editorialista economico, per essere stato con noi. A presto, abbiamo toccato tutti volta. I punti. Grazie Gianfranco.